Ciao ragazzi, allora nuovo video haul, questa volta dell'Avon. Allora partiamo subito dal primo prodotto che ho comprato, che è questa crema qui per il corpo, della linea Naturals alla vaniglia. La profumazione è molto molto dolce, quindi a me piace molto. Sono 200 ml di prodotto che io ho acquistato a 3,99 euro e c'era l'offerta se acquistavi uno di questi prodotti qui a questo prezzo, diciamo, potevi avere con 1 euro in più un'acqua di colonia e io ho preso questa agli agrumi. Sono 400 ml di prodotto. E originariamente costava 7 euro, io l'ho pagato 1 euro. Il profumo, devo dire, non tanto mi piace, cioè all'inizio, usandolo la prima volta, non mi ricordavo bene dove l'avessi già sentito e avevo azzardato con l'ipotesi del detersivo, ma in realtà no, riannusandolo e facendolo annusare anche agli altri. Mi hanno dato appunto, mi hanno ricordato dove avessi già sentito questo profumo, e cioè da di citronella, tipo i repellenti per le zanzare, tipo Off, quelle cose lì alla citronella, ora non ricordo bene il nome, ed è esattamente di quel profumo. Vabbè, non lo so, quindi lo proverò. Proverò entrambe, vedrò come si comportano sulla pelle e tutto il resto. Quindi questa era la prima promozione. La seconda invece riguardava cosmetici e se ne acquistavi due da due diverse pagine, al posto di pagarle a prezzo pieno, li pagavi entrambe 9 euro in totale. E quindi ho preso il mascara della collezione Color Trend, il Total Curl. Sono 7 ml di prodotto e il packaging è davvero molto carino. Davvero molto carino. Non ve lo apro perché sto utilizzando già quello della Essence e non voglio aprire molti prodotti tutti insieme, quindi mi riservo di farvi vedere questo prodotto aperto in là. E nel frattempo vi metto magari una foto dello scovolino che ho trovato sul giornale da dove l'ho comprato, che è quello di Campania 6. E l'ho preso nella tonalità black. E questo originariamente stava sui 7 euro, scontato sul giornale, stava a 6 euro e 50, non ricordo precisamente, però con la promozione con cui l'ho acquistato io l'ho pagato praticamente 4,50 euro, dividendo diciamo i 9 euro per i due prodotti. L'altro prodotto è sempre della Color Trend e ho preso l'eyeliner liquido marrone che non avevo. E quindi anche questo, diciamo, mi è venuto a costare 4,50 euro da più o meno 6 euro e qualcosa che costava. Sono 4 ml di prodotto e questo ve lo faccio vedere anche sbocciato un attimino sulla mano. È davvero molto molto carino. Sono proprio contenta di averlo acquistato. Riconoscibile. Non si confonde con il nero e sembra anche abbastanza carino. Quindi in totale ho speso 13,95 euro e mi sono portata a casa un po' di ruba. Devo dire però una cosa su questa crema qui. Devo dire che il prezzo è molto conveniente per la quantità perché mi sono ricordata di aver comprato a inizio estate una crema di Bottega Verde 75 ml, quindi un tubettino così piccolo, mi è venuto a costare 3 euro, quindi con 1 euro di più ho preso 200 ml di crema, anche perché quella lì mi è finita.
Quindi vedrò un po' questa come si comporta. E devo dire che poi, tra l'altro, quella di Bottega Verde non mi piaceva sinceramente neanche tanto la profumazione, mentre di questa mi piace molto. E quindi niente, vi farò sapere. E nel frattempo vi mando un grosso bacione. Se volete darmi qualche consiglio magari per gli acquisti futuri, o magari se anche voi avete provato alcuni di questi prodotti, come vi siete trovate, lasciate pure dei commenti qui sotto. Vi saluto.